Sesta edizione del torneo Liberi di giocare Memorial Dodò Gabriele, un evento oltre lo sport che fa riflettere sulla lotta contro la criminalità organizzata. Il torneo si è tenuto nei campetti Macrillò, lo stesso luogo dove il 25 giugno 2009 Dodò Gabriele perse la vita a causa della violenza mafiosa. Ricordare per non dimenticare un bambino di 12 anni, come stanno facendo questa sera tutti questi ragazzi della Calabria Calcio, sono proprio gli esordienti dell'età di Dodò. Quindi loro giocano in nome di Dodò perché la memoria deve restare sempre viva, fare capire che c'è una speranza per questi ragazzi, per un futuro veramente migliore. Le scelte, lo scopo è questo, proprio di giocare legale, di essere liberi e di sognare, perché loro hanno tutti il diritto di sognare. L'impegno deve essere 365 giorni all'anno, perché non è che si ricorda solo oggi e poi basta. Questi ragazzi, tornando a casa, hanno fatto un'esperienza di vita, ricordando questo bambino appunto che non c'è più, quindi lo racconteranno ai loro genitori, ai loro amici, poi l'anno prossimo ci saranno altri ragazzi, quindi è una memoria che si rinnova ogni anno, quindi è veramente una cosa, dalla tragedia è nata qualcosa di bello e di positivo. Il torneo continua ad essere un faro di speranza e un monito per la società, ricordando l'importanza di combattere la violenza e promuovere valori come la giustizia e la legalità. Anche in questa occasione Giovanni Gabriele, papà di Dodò, ha voluto immaginare che suo figlio si rivolgesse a tutti i presenti. Voglio fare un ringraziamento dentro di me come se parlasse Dodò. Io mi chiamo Domenico Gabriele, sono nato a Cariati il 17 ottobre 1998. Vivo a Crotone, il 25 giugno del 2009 sono andato a giocare a calcetto in una struttura sportiva. Hanno sparato e mi hanno colpito. Ho lottato 85 giorni tra la vita e la morte, l'85esimo giorno però mi sono arreso. Però io sono vivo per tutti quei ragazzi d'Italia che vogliono ascoltare la mia storia. Io sono vivo per la FIGC, per Libera, che il 25 giugno giocano in quella struttura sportiva. Io sono vivo pure per Libera, perché Libera cerca verità e giustizia. Io quest'anno compio 26 anni, perciò io sono vivo.